Questo che era già la presentazione di questo monumentale lavoro, come ha già detto Gioacchino, che ha costretto Fabrizio a un impegno davvero duro, a studiare tanto, perché parliamo di un'opera estremamente ambiziosa che va a toccare argomenti piuttosto importanti nel comprendere realmente ciò che ascoltiamo. E a New York assistiamo a quella che è una vera e propria era del jazz, che è la swinger, l'era dello swing, che costella, diciamo, per 15 anni tutte le sale da ballo, no? Si balla il jazz diventa mainstream, appunto, sentiamo. È il jazz di Duke Ellington, il jazz di Benny Goodman, il jazz dei grandi nomi proprio dello spettacolo americano. E delle grandi big band, le prime big band della storia. Dato che siamo andati a parlare di contaminazione tra questi due macro argomenti fantastici, e mi permetto di citare pure il progresso in questo ambito, come si evolve a questo punto? Torniamo alla nostra popular music. Come si evolve la popular music? E qui è un po' più complessa la cosa, perché popular music è oceani proprio, no? In qualche modo ho già citato prima Timpanalli, no? La prima vera è proprio industria editoriale della canzone. Addirittura Timpanalli stabilisce proprio una forma canzone tipica nordamericana, che è quella in 32 battute. All'atere c'è il blues. Dall'incontro tra il blues delle origini e la sezione ritmica del jazz nasce qualcosa che passa alla storia come il primo, poi chiaramente a seconda dei periodi prende altre declinazioni possibili, ma è il primo rhythm and blues. A un certo punto arriva questo Sam Phillips, questo discografico, produttore appunto, che ha la sua etichetta discografica, si chiama Sun Records, che capisce che quella musica, per sfondare davvero, deve essere cantata dai bianchi, quindi avere un pubblico molto più ampio in quel caso. Quindi avere un Elvis. E quindi avere una scuderia di cantanti bianchi, tra cui chiaramente Elvis è il più famoso, Carl Perkins, Johnny Cash. I britannici non stanno a guardare, perché tra il 59 e il 60 in America praticamente si fa piazza pulita. Chuck Berry va in galera, Little Richard si dà la predicazione cristiana. Jerry Lee Lewis viene estromesso dal mercato discografico per il suo terzo matrimonio con una cuginetta di 13 anni. Insomma, ognuno ne combina di ogni. Praticamente Elvis va prima al militare e poi si dà la carriera cinematografica. Si crea in qualche modo un vuoto. Vuoto che poi colmeranno appunto di lì a poco i britannici con la British Invasion. A un certo punto nel 1965 i brani nella classifica nordamericana di provenienza britannica, Beatles, Rolling Stones, The Animals, eccetera, eccetera, saranno nella classifica nordamericana saranno ben 108 in un solo anno. Però sottolineiamo che questi protagonisti della British Invasion sfondarono in America con un sound tipicamente americano. Nel 67 in Francia esce un brano Comme d'habitude. Ok, esatto. Comme d'habitude praticamente ha bisogno, per sfondare sul mercato americano, inglese, anglosassone, ha bisogno di un testo in inglese. E il primo a cui pensano di affidare questo testo in inglese è proprio Bowie. Glielo chiedono, lui scrive questo testo in inglese da adattare appunto alla musica di Comme d'habitude e non piace, l'etichetta lo rifiuta, l'etichetta dice no, guarda, questo brano dietro per te, va bene così. Al che praticamente chiedono a Polanka di fare un altro testo in inglese. Polanka scrive questo testo che diventerà My Way, lo fa cantare Frank Sinatra, successo mondiale. Ma a un certo punto a David Bowie resta in testa il giro d'accordi di Comme d'habitude. E se notate infatti il giro d'accordi della strofa di Comme d'habitude, My Way, e quello della meravigliosa Life on Mars di David Bowie è lo stesso identico. Vabbè, a questo punto al senza maestro la facciamo suonare. Hai detto che l'industria discografica non c'è più, quindi negli anni della trap si è verificato anche un cambio della distribuzione discografica, altrimenti tutta questa gente magari non l'avrebbe mai prodotta nessuno.
le piattaforme digitali attualmente sono la grossissima fetta della distribuzione. E quando parliamo di vinili o di supporti fisici, parliamo di mercati che ancora esistono, ma che chiaramente non possono competere con la grandissima distribuzione delle piattaforme digitali, che sia Spotify, che sia Deezer, che sia Amazon, eccetera, cioè tutte quante. E alcuni dati sono indicativi in questo senso. Noi pensate che nel 1000, parliamo dell'Italia, ok? Parliamo, limitiamoci all'Italia. Nel 1998 il giro d'affari della discografia italiana era di 1000 miliardi l'anno. 1998, 1000 miliardi. Dopo 25 anni, il giro d'affari della discografia italiana del 2023, dell'anno scorso, è di 350 milioni di euro, che fatti dovuti cambi, lira, euro, e soprattutto considerata l'inflazione, praticamente è come se la discografia avesse subito un crollo di più del 50%. Ora, quando un settore industriale qualsiasi subisce anche una perdita, qui abbiamo uno che di economia se ne intende, mi puoi dire di sì? Subisce anche una, diciamo, un'inflessione di qualche punto percentuale, già si va sul chi va là. Più del 50%, parliamo di uno tsunami clamoroso. E quindi come si fa? Bisogna correre i ripari in tanti modi possibili. Innanzitutto con i licenziamenti, i tagli orizzontali, i tagli sul personale artistico soprattutto. Le produzioni pop o rock, che più si voglia, avevano delle maestranze, ma si andava a registrare anche si partiva, si andava a Londra, si registrava la London Symphony, poi arrivava il turnista dall'America che ti faceva il giro di basso per due brani, poi tornava. Erano produzioni costosissime, ma ci se lo poteva permettere, perché vendendo appunto i supporti fisici avevi speso in produzione circa 300 milioni di lire, per dire, ma ci ripigliavi 10 volte tanto. Quindi queste sono vetrine in cui il cliente si familiarizza col prodotto e poi sceglie se andare al concerto, alla cosa, eccetera, eccetera. Ma i ricavi non sono più dalla distribuzione, la distribuzione non è più nulla, è solo una piazza in cui tu vai, vedi il prodotto, vedi se ti interessa, eccetera, eccetera. Dopodiché, se vuoi, segui l'artista. Aggiungo solo un'ultimissima cosa, poi mi taccio. Motivo questo anche per cui tanti settori industriali che prima erano assolutamente esterni alla musica, il settore della moda, dell'automobilismo, dell'orologeria, eccetera, oggi ti trovi dentro la musica a monopolizzare non solo i videoclip musicali con il continuo con la continua esibizione di marchi, eccetera, ma anche i testi stessi. Tantissimi testi, esatto, sono spazi pubblicitari occulti perché non adeguatamente segnalati, e invece dovrebbero essere adeguatamente segnalati, perché la pubblicità a casa mia si segnala, poi non so. Franco Battinato penso sia una figura fondamentale, unica, per me nell'ambito della pop music la più importante che ci sia mai stata in Italia, la più importante in assoluto, sia in qualità di cantautore sia come produttore, come talent scout quasi. Insomma, con Battiato parliamo davvero del gota della musica italiana, della musica. Facciamo un attimino una panoramica e spieghiamo davvero cosa ha dato Franco Battiato alla musica, al di là di capolavori tipicamente pop per quanto trasversali e originali come La voce del padrone. Bellissima domanda, ma Battiato ha fatto in musica tutto praticamente, nel senso che ha fatto la canzone ad altissimi livelli, ha fatto la sperimentazione appunto negli anni 70 e oltre, ha fatto l'avanguardia nella seconda metà degli anni 70, aderendo in qualche modo anche ideologicamente alle avanguardie colte dell'epoca, spinto un po' dall'amicizia con Stockhausen, ma indotto anche da amici del suo entourage, eccetera, eccetera. Ha fatto l'opera lirica, ha fatto quattro opere liriche, ha fatto un balletto, e
questo per quanto riguarda solo la musica. Poi dopodiché c'è il cinema, poi c'è la pittura, insomma. Battiato è un artista a 360 gradi, è stato un artista a 360 gradi e nei primissimi anni 70 ha deciso, appunto, li ricordava Francesco poc'anzi, di fare questi dischi sperimentali elettronici, Fetus, Pollution, sulle corde di Aries e Click. A un certo punto, poi nel 79, qui chiudo, decide di fare i soldi, perché lui decide di fare i soldi, cioè decide coscientemente. Va alla EMI, riesce a farsi produrre L'era del cinghiale bianco, che segna appunto la svolta pop, ma non sarà mai prigioniero della canzone. L'ultima domanda che devo fare, perché è un po' il senso di questo libro, il senso, perché tu sei tra i promotori di una importante proposta di legge rimasta in stand by poi da un po' troppo tempo, che mira ovviamente a insegnare anche nei licei la scuola, la storia della musica. Se a scuola studiamo la storia dell'arte, perché non possiamo studiare la storia della musica? Noi italiani che abbiamo dato il più grande contributo alla musica storicamente parlando, perché oggi una partitura che sia a Roma o a Tokyo o a Berlino o a New York si inizia, se uno scrive, con un tempo che è moderato andante, per dire, comunque staccato, si scrive in italiano, è tutta una nomenclatura che viene da noi. L'invenzione dell'orchestra è nostra. E noi abbiamo avuto in musica personaggi incredibili che non puoi trattarli per diminuzio rispetto ai grandi personaggi della storia dell'arte come Michelangelo e Leonardo e Raffaello e tutti quanti gli altri. Abbiamo avuto Puccini, Verdi, Corelli, Vivaldi, abbiamo avuto dei nomi incredibili, ma anche nel Novecento. Arrivano in Italia persone da tutto il mondo per i nostri teatri d'opera e per sentire l'opera in Italia. Ma la musica è bandita dalle nostre scuole, non fa cultura, non fa didattica. Io dico, c'è storia dell'arte nei nostri licei, perché non storia della musica? Io ringrazierò sempre Elvidio Surian, il più grande storico della musica italiana, che mi ha voluto coinvolgere in tante cose, anche nella parte popular e jazz del quarto tomo del suo manuale, e col quale abbiamo lavorato molto perché questa proposta di legge fosse portata in Parlamento nel gennaio del 2019, dopodiché fu portata in Parlamento e fu morta. Quindi già c'è in qualche cassettino della Camera dei Deputati, ma è andata così, sono 5 anni di mezzo, c'è stata la pandemia, ci sono state tante cose sicuramente, insomma, cose più urgenti, importanti, però forse sarebbe il caso che adesso, non so se questo governo sia interessato. Signori, manuale di storia della popular music e del jazz di Fabrizio Bassani. Grazie a tutti voi, grazie di essere venuti.